Dottor Vacchino, beh, innanzitutto perché il Teatro Arison ha deciso di investire in Sanremo Musical? Perché è l'uovo di Colombo, nel senso, mi domando perché qualcuno non l'ha fatto prima, questa è la prima domanda. Secondo, perché è un modo di giocare con un prodotto che rappresenta l'emozione di una nazione, con la possibilità di ridare l'energia che tutti i giovani che partecipano a questo spettacolo possono dare, e rivisitare soprattutto da protagoniste le canzoni del festival riarrangiate in una maniera che può piacere, non piacere, ma in chiave attuale. Quindi voler attualizzare la storia della canzone italiana. Sì, in effetti Grazie di Fiore è diventata un tango, e Nel blu dipinto di blu una canzone, diciamo, contaminata con dei ritmi alla Michael Jackson, proprio per avvicinare i giovani, anche se il Festival di Sanremo, lo dicevamo prima, comunque in teoria è un marchio talmente importante per l'Italia che non si può sottovalutare. Faccio un esempio, ero con i ragazzi alle prove e gli ho detto: Grazie dei Fiori, sapete cos'è? Mi hanno detto: no, è una canzone. E ho visto il concerto di Gabbani, Karma Occidentalis, cantato da bambini di 2 anni che sapevano ballarlo, quelli di 3 lo cantavano con tutte le parole. Quindi voglio dire, questa trasversalità di entusiasmo che suscita deve essere in qualche maniera confezionata in un prodotto che possa rappresentare Sanremo e quello che il lavoro che è stato fatto a Sanremo viene offerto in altre zone, in altri posti. Ci saranno 60 canzoni e in qualche modo poi verrà portato in giro per il mondo anche il brand Sanremo. Quali possono essere anche le ricadute dal punto di vista economico per tutto questo? Ma pensate al Morellino di Scansano, che è stato uno dei vini citati in un libro negli Stati Uniti, è diventato un brand famoso, il brand di Sanremo è già famoso. Questo non può che rinvigorire quelli che sono rapporti esistenti sia con la Russia, sia con Sud America, sia con Stati Uniti, ovvero stati in cui la presenza italiana è importante, ma non solo per gli italiani, soprattutto per chi apprezza il lavoro degli italiani, perché in fin dei conti se siamo famosi è per le nostre eccellenze. Ma qual è il segreto di Sanremo? Perché il Festival di Sanremo continua a funzionare e da diversi anni a questa parte continua a crescere? Perché ha dei concetti semplici, e credo che Baglioni quest'anno, insieme allo staff della RAI, abbiano voluto rimettere in prima fila che cosa? La musica. Ma effettivamente, se ricordiamo quelli che potevano essere le interviste a Dustin Hoffman e quello che erano sono stati i duetti di Baglioni, ecco che la gente ha apprezzato, diciamo, questa lievità e questo modo di stare insieme sulle note delle canzoni, giocandoci, scherzandoci, pigliandosi in giro. Quindi questa è la formula base. Poi, voglio dire, i canoni erano proprio questi già dalla prima edizione. Musica, ripetizioni, ospiti, stessa canzone interpretata da altri, le stesse cose di adesso. Grazie e ci vediamo a Milano. A presto e a Milano.